Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle in Cristo, voglio condividervi una mia meditazione dal Salmo 68, a cui ho messo come titolo Vittoria sul nemico. Gloria a Dio, vogliamo leggere questo Salmo. Al capo dei musici di Davide, Salmo, canto. Levisi Dio, e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno dinanzi a lui. Tu li dissiperai come si dissipa il fumo, come la cera si strugge dinanzi al fuoco, così periranno gli empi dinanzi a Dio. Ma i giusti si rallegreranno, esulteranno nel cospetto di Dio e gioiranno con letizia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è l'Eterno, ed esultate dinanzi a Lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella dimora della sua santità. Il Dio dona al solitario una famiglia, trae fuori i prigionieri e da loro prosperità. Solo i ribelli dimorano in terra arida. O Dio, quando tu uscisti davanti al tuo popolo, quando ti avanzasti attraverso il deserto, la terra tremò, anche i cieli si strussero in pioggia per la presenza di Dio. Lo stesso Sinai tremò alla presenza di Dio, dell'Iddio di Israele. O Dio, tu spandesti una pioggia di benefici sulla tua eredità. Quando essa era sfinita, tu la ristorasti. La tua greggia prese dimora nel paese che tu avevi, o Dio, preparato nella tua bontà per i miseri. Il Signore dà un ordine. Le messaggere di buone novelle sono una grande schiera. Il re degli eserciti fuggono, e la rimasta a casa divide le spoglie. Quando vi siete riposati tra gli ovili, le ali della colomba si sono coperte d'argento e le sue penne hanno preso il giallo dell'oro. Quando l'Onnipotente disperse il re nel paese, lo Salmon si coperse di neve. O monte di Dio, o monte di Basan, o monte dalle molte cime, o monte di Basan, perché, o monti dalle molte cime, guardate con invidia al monte che Dio si è scelto per sua dimora? Sì, l'Eterno vi abiterà in perpetuo. I carri di Dio si contano a miriadi e miriadi, a migliaia di migliaia. Il Signore viene dal Sinai nel santuario. Tu sei salito in alto, hai portato in cattività dei prigioni, hai preso doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far quivi la tua dimora, o Eterno Dio. Sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, Egli che è l'Iddio della nostra salvezza. Il Dio è per noi l'Iddio delle liberazioni, e all'Eterno, al Signore, appartiene il preservare dalla morte. Ma Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa chiomata di colui che cammina nelle sue colpe. Il Signore ha detto: io ti ritrarrò da Basan, ti ritrarrò dalle profondità del mare, affinché tu affondi il tuo piede nel sangue, e la lingua dei tuoi cani abbia la sua parte dei tuoi nemici. Essi hanno veduto la tua entrata, o Dio, l'entrata del mio Dio, del mio Re nel santuario. Precedevano i cantori, dietro venivano i suonatori, in mezzo alle fanciulle che battevano i tamburi. Benedite il Dio nelle radunanze, benedite il Signore voi che siete della fonte di Israele. Ecco il piccolo Beniamino che domina gli altri, i principi di Giuda e la loro schiera,
i principi di Zabulon, i principi di Neftali. Il tuo Dio ha ordinato la tua forza. Rafferma, oh Dio, ciò che hai operato per noi. Nel tuo tempio che sopra Gerusalemme, i re ti recheranno doni. Minaccia la bestia dei canneti, la moltitudine dei tori coi giovenchi dei popoli, che si prostrano recando verghe d'argento. Dissipa i popoli che si dilettano in guerra. Gran signori verranno dall'Egitto, l'Etiopia s'affretterà a tendere le mani verso Dio. O regni della terra, cantate a Dio, salmeggiate al Signore, a colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni. Ecco, egli fa risuonare la sua voce potente. Riconoscete la potenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza è nei cieli. O Dio, tu sei tremendo dai tuoi santuari. Il Dio di Israele è quel che dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia il Dio. Amen. Gloria a Dio. In questo salmo, Davide con autorità proclama la vittoria di Dio sui suoi nemici. Leggiamo il verso 1 e il verso 2. Levi Dio e i suoi nemici saranno dispersi e quelli che l'odiano fuggiranno dinanzi a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo. Come la cera si strugge dinanzi al fuoco, così periranno gli empi dinanzi a Dio. Gloria a Dio. Per Davide i nemici di Dio, è vero, erano gli eserciti dei popoli nemici di Israele, che non perdevano occasione per muovergli guerra. Per noi cristiani, invece, i nemici di Dio a cui dobbiamo far fronte sono in primo luogo le pulsioni e i desideri della carne che combattono contro la nostra anima e le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti che, capitanati da Satana, non perdono, è vero, occasione per attaccarci e indebolirci spiritualmente. Gloria a Dio. Davide, in questo salmo, ci dà istruzione come contrastare questi attacchi spirituali contro di noi. Egli, certamente, fondandosi sulle promesse fatte da Dio ad Abramo, aveva la piena convinzione che Dio era dalla sua parte. Gloria a Dio. Leggiamo in Genesi 22, al verso 17. Questa è la promessa che Dio fece ad Abramo. Io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare. E la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. Gloria a Dio. Noi figli di Dio, è vero, se vogliamo essere efficaci nel nostro combattimento spirituale, dobbiamo essere pienamente consapevoli che nel nome di Gesù abbiamo ogni potestà e autorità nel mondo spirituale e che quindi possiamo proclamare con fede la sua vittoria fondandoci sulla sua fedeltà e sulla verità della sua parola. Leggiamo diversi versi della parola di Dio che ci confermano, è vero, questa autorità che il Signore ci ha dato nel suo nome. Leggiamo Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato la potestà di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Marco 16:17. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, e seppur bevessero
alcunché di mortifero veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Matteo 16,18. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Leggiamo ancora in Colossesi 2,14-15. Avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, mi ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gloria a Dio, gloria al Signore. Quando noi, Chiesa del Signore, è vero, prendiamo per la fede la nostra posizione di autorità nei luoghi celesti, che Gesù, il nostro capo, ci ha conferito, allora, come ha fatto con Israele, Dio combatte per noi. Egli marcia alla nostra testa con la sua spada fiammeggiante e i nostri nemici sono dispersi, fuggono terrorizzati alla vista del sangue di Gesù che ci copre. Il diavolo, infatti, vedendo il sangue, ci identifica come figli di Dio e non ci può toccare, perché apparteniamo a Lui, essendo sua proprietà. Gloria a Dio. Leggiamo il verso 15 di questo Salmo 68. O monte di Dio, o monte di Basan, o monte dalle molte cime, o monte di Basan, perché o monti dalle molte cime guardate con invidia al monte che Dio si è scelto per sua dimora? Sì, l'Eterno vi abiterà in perpetuo. Gloria a Dio. Il monte di Dio è il monte Sion, cioè Gerusalemme, scelta da Dio per essere la capitale di Israele, il luogo dove doveva essere eretto il suo tabernacolo trapiantato nel Tempio. Esso doveva essere il centro dell'adorazione di Yahweh. Venuto però Gesù, il Messia, sappiamo dalle sue stesse parole dette alla donna samaritana che, come leggiamo in Giovanni capitolo 4 verso 21, Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Gloria a Dio. Da Gesù in poi, quindi, il centro dell'adorazione di Dio non è più in un luogo particolare della terra, ma è nel nostro cuore, tramite lo Spirito Santo. Noi credenti, dunque, presi singolarmente, siamo il Tempio di Dio, mentre insieme a tutto il corpo dei veri credenti formiamo il corpo di Cristo, di cui Lui è il capo. Come Chiesa, però, è vero, siamo quel Tempio di cui Paolo scrive agli Efesini che si va innalzando per la gloria di Dio e che sarà il luogo della sua dimora in eterno, come leggiamo in Efesini capitolo 2, 20-21. Leggiamo questi versi. Essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Gloria a Dio.
Leggiamo ancora il verso 18 del Salmo 68. Tu sei salito in alto portando prigionieri, hai ricevuto doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far qui la tua dimora, o Signore Dio. Gloria a Dio. Ecco spiegato il motivo di questo verso profetico. Davide, pur non comprendendolo appieno, per lo Spirito Santo ha rivelato nel Salmo in questione l'opera di Cristo dopo la sua resurrezione dai morti. E che Paolo riporta in Efesini, capitolo 4, ai versi 8 fino a 12. Ed è per questo che è detto, salito in alto, egli ha portato con sé un gran numero di prigionieri ed ha fatto dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire, se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Gloria a Dio. Cristo dunque, lasciata la gloria del cielo, morendo quindi nella carne, nello spirito è sceso nell'Ades, ha vinto il peccato, il diavolo, l'inferno, la morte stessa, e quindi risuscitato è salito in cielo, portando con sé nello spirito moltitudini di prigionieri del suo amore, che ha dato come doni poi alla Chiesa per l'edificazione del suo corpo. Questi, è vero, sono i diversi ministeri a cui Cristo ha delegato la sua autorità per governare la Chiesa, servendola come egli ci ha dato l'esempio, cioè fino a dare la sua vita per lei. Gloria a Dio. Efesini 4:1 dice l'Apostolo Paolo: io dunque il prigioniero del Signore. Gloria a Dio. E io credo che Paolo qui definiva se stesso prigioniero del Signore, è vero, non solo materialmente, perché lui era materialmente in prigione, ma credo che lui si definiva prigioniero del Signore anche e soprattutto spiritualmente. Gloria a Dio. La parola prigionieri dunque ha il significato di messi a parte per non fare più la propria volontà, ma solo quello che il capo, cioè Cristo, ordina loro. È vero, a somiglianza del capo stesso, Gesù Cristo, che non faceva e non diceva se non quello che il Padre gli mostrava. Gloria a Dio. Una chiesa di siffatta maniera, è vero, sarà un esercito potente, al quale nessuna potenza resisterà, perché Dio stesso con tutto l'esercito del cielo combatterà per essa. Gloria a Dio. E può cantare, è vero, il coro di questo canto: siamo i tuoi soldati, figli di luce siamo. Quando passiamo noi, le tenebre scompariranno. Per il sangue di Gesù vittoria noi abbiamo. Tu la nostra forza sei, il nome tuo esaltiamo. Gloria a Dio, gloria al Signore. Leggiamo il verso 19 del Salmo 68. Sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Gloria a Dio, è Lui, Gesù, che porta il peso della sua opera. Amen. La sua opera che ha da compiere ancora in questo mondo.
come nostro sommo sacerdote alla destra del Padre, egli è vero ci tiene nel suo cuore e ci porta sulle sue spalle, vero a somiglianza dei sommi sacerdoti dell'antico patto di cui erano una figura di lui. Leggiamo questi versi che confermano questo che abbiamo detto. Esodo capitolo 28, verso 29. Così Aaronne, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio, sul suo cuore, per conservarne sempre il ricordo davanti al Signore. Leggiamo poi Esodo capitolo 28, verso 12. Metterai le due pietre sulle spalline dell'Efod. Quelle pietre saranno un memoriale per i figli di Israele e Aaronne porterà i loro nomi davanti al Signore sulle sue due spalle come memoriale. Gloria a Dio, gloria al Signore. Vediamo da questi versi che Dio, è vero, ci tiene sulle sue spalle. L'opera è sua e noi, riposando per fede nelle sue promesse, compiamo le sue opere che egli ha precedentemente preparato per noi. Come dice anche Isaia, capitolo 9, verso 5. Poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Gloria a Dio, gloria al Signore. Quindi vediamo che egli, Dio, ci tiene nel suo cuore fin da prima della fondazione del mondo, fin dall'eternità egli ci ama, ma ha manifestato questo grande sentimento del suo cuore, è vero, in special modo alla croce. Egli li soffriva con amore, non pensava al suo dolore, è vero, dice un canto. Pensava a noi, suo popolo. Eravamo nel suo cuore e ci ha portati con lui lì fino all'ultimo suo respiro e anche oltre, compiendo la nostra salvezza e poi risuscitando per portarci in spirito con sé in cielo. Gloria a Dio. I versi che seguono in questo Salmo 68 profetizzano la gloria di Cristo quando instaurato il suo regno su tutta la terra. Tutti i popoli lo acclameranno, celebrandolo, lodandolo e adorandolo, riconoscendo lui come il loro re e Gerusalemme la sua città, da dove dominerà con giustizia e pace, rimuovendo ogni guerra dalla terra e mostrando la sua gloria a tutte le genti. Gloria a Dio. Amen. Che il Signore ci benedica.